che non so se va bene, realizzerò o meno, sarebbe quello di entrare a far parte della polizia scientifica dell'IS, perché mi piace molto, anche come ho visto nel telefilm, non c'entra niente, però come ho visto mi piacerebbe molto risolvere i casi che anche oggi purtroppo succedono spesso nella vita quotidiana. Mi piace molto avere a che fare con macchine scientifiche, con provette da poter controllare, cercare di risolvere casi, e anche sempre sì, entrare nella polizia. Io, dopo aver preso il diploma, intendo proseguire con l'università e prendere lo studio della medicina, perché il mio sogno fin da piccolo è stato sempre quello di diventare un'infermiera o comunque lavorare nel mondo della medicina. Sono sempre stata una persona altruista, ho sempre avuto voglia di aiutare chi ne ha avuto sempre bisogno. E poi c'è anche la motivazione, comunque ai tempi di oggi è difficile trovare lavoro e nel settore della medicina ora è facile perché comunque c'è bisogno dappertutto. Allora, che cosa voglio fare da grande? Questa domanda alla fine è una domanda che ti chiedi fin da piccino e rispondi sempre con teorie disparate, comunque sogni che preludono qualcosa che comunque ti faccia star bene. Crescendo queste aspettative invece cambiano e diventano per lo più un qualcosa che ti possa garantire una vita cioè una vita comunque con una garanzia finanziaria, quindi ti possa permettere di una sussistenza sia singola che per la famiglia. Io penso che un modo migliore per essere, diciamo, felici nel futuro e quindi trovare un lavoro che ti piace è seguire ancora questi sogni, seguire questi desideri un po' irraggiungibili che avevi fin da piccino. Non dico di scegliere di fare l'astronauta o qualcosa di troppo astratto, ma seguire sempre una linea che ti porti a stare bene con te stesso, quindi a scegliere un qualcosa che non sia soltanto che vada bene per la società, ma per te. Allora, innanzitutto la cosa fondamentale che vorrei nel mio futuro è la stabilità. Penso che sia una cosa fondamentale per ogni individuo, per ogni famiglia, la stabilità, quindi quello di sicuro. Per quanto riguarda il lavoro, ho due sogni principalmente. Uno è fare il grafico, per cui anzi sto studiando, che mi permetterebbe anche di poter girare il mondo. E l'altro, come penso si veda dall'aspetto, sarebbe lavorare in uno studio di tatuaggi e piercing. E poi logicamente ora sono un quarta, devo diplomarmi e poi c'è da vedere, perché i sogni sono sogni. Poi nella situazione in cui è ora l'Italia, uno diciamo che deve accettare ciò che viene, non smettendo di sognare, però cercando di guardare anche un po' al presente più che al futuro. Tante persone si vede che pensano a ciò che possa renderli felici nella vita, pensano forse anche in maniera egoistica, si sente dire mi piace fare questo piuttosto che un'altra cosa. Invece penso per il mio futuro voglio fare qualcosa che sì possa piacere a me, ma che possa fare piacere anche agli altri. Ad esempio fare il pediatra è una cosa che potrebbe molto piacere a me, ma sono sicura che potrebbe rendere anche la vita di altre persone migliore della mia. O anche fare l'ingegnere biomedico, perché anche in quel caso potrei risolvere tanti problemi delle persone e riuscire ad aiutare. Aspettative per il futuro. Per il mio futuro vorrei vedere la felicità. O meglio, vorrei poter continuare ad essere felice. Adesso lo sono perché comunque ho scelto una scuola che mi rappresenta e sto continuando a disegnare, o comunque sia, a mandare avanti un progetto che me l'ho costruita fin da bambina, quando ancora tenevo le matite oppure i pastelli a cera in mano. Col voler vivere l'arte e respirarla. E ancor di più però volermi improntare nella moda, che sarebbe la mia aspettativa. Però credo che quello che adesso mi sento e quello che adesso vedo per il mio futuro non sarà lo stesso che vorrò sentirmi forse a 30 anni, perché il tempo cambia, il tempo scorre e le aspettative che adesso forse non saranno le stesse. Forse avrò più ambizioni, forse avrò una situazione familiare, avrò più responsabilità. Però credo che quello che mi è stato dato, comunque sia che io ritengo un dono, sia l'arte. E spero che comunque sia possa mantenere questo come lavoro.
voglio continuare a vivere di questo, voglio continuare a essere felice. Questo è il mio futuro. Io, per quando sono grande, per il futuro avrei due sogni da realizzare. Cioè, mi sembrano tutti e due difficili, però spero di realizzarne uno. Per esempio, vorrei imparare la lingua russa e andare a viaggiare in Russia e anche in Ucraina e guardare, insomma, aiutare i bambini poveri in questa zona. Tipo, e nel frattempo tipo fare la fotografa e scattare foto particolari di questi ragazzi in modo poi da pubblicarle e farle vedere al mondo. Oppure, visto che mi appassiona molto anche la fotografia, viaggiare comunque in Africa, in America. Yolanda, allora in futuro vorrei fare la grafica pubblicitaria, e solo che non è facile lavorare in questo campo, dato che devi eccellere per lavorare in un certo modo, e oggigiorno è sempre più difficile, soprattutto dopo quello che è successo in politica, e non è facile trovare lavoro, e quindi mi dedicherò soprattutto agli studi dopo il diploma, e farò l'Accademia delle Belle Arti e poi ciò che accadrà non si sa. Spero di riuscire in questo campo e se non dovesse andare mi dedicherò ad altro. Fin da quando sono piccola ho sempre desiderato entrare nel mondo del lavoro e infatti non ho grandi aspettative, diciamo, sulla scelta del lavoro, perché sono un tipo di persona che qualsiasi lavoro trova lo fa, anche se comunque uno dei miei più grandi desideri sarebbe quello di riuscire a aprire un bar, pasticceria, con semmai allargandosi poi negli anni diventando anche un ristorante vegetariano. E poi, anche se so benissimo che questa cosa sarà un po' difficile da realizzare, visto che oggigiorno anche per i giovani non è che ci siano molti sbocchi nel mondo del lavoro, e io ringrazio infatti che quest'estate sono riuscita a lavorare e spero che così vado avanti finché non riuscirò a trovare il lavoro giusto per me. Le mie aspettative per il futuro? Io, diciamo che mi vedo su un palcoscenico. Sì, dove io reciterò la parte di una ballerina, magari. Perché la mia vita, in fondo, credo sia fatta di luci, suoni, rumori, colori. Diciamo che è il mio sogno più grande poter arrivare a viverci sopra per trasmettere tutto ciò che sento. Anche questo campo, come altri vari lavori, è molto difficile da raggiungere, devi vivere di fortuna comunque e di sofferenze fisiche, sofferenze psicologiche anche, dove hai bisogno di un sostegno da parte anche dei tuoi genitori, sia economico che fisico, perché durante una giornata di lavoro, un duro lavoro, hai bisogno comunque sia di sentirti coccolata dal resto del mondo e perché no dai tuoi genitori. Ormai è vicina, la terra di lavoro. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori è il paradiso, qui dentro è il regno dei morti che passano da un dolore all'altro, senza averne il sospetto.
si prova, non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie.
Quando un operaio muore, i politici di destra, di sinistra e di centro si indignano. Quando un operaio muore, domani Prodi fa il decreto legge. Quando un operaio muore, Topo Gigio Veltroni candida gli industriali, ma anche un sopravvissuto della ThyssenKrupp. Quando un operaio muore, il jus laborista Ichino dice: da noi manca la cultura delle regole. Quando un operaio muore, il Presidente della Repubblica soffre e auspica in televisione. Quando un operaio muore, Maroni dice: non è colpa dei governi perché le leggi ci sono. Beh, quando un operaio muore, nessuno parla della legge 30, dei precari, dei ricatti che subiscono, della legge del padrone e degli estintori vuoti, altrimenti vai a casa. Quando un operaio muore, oggi Fassino e D'Alema, ieri Berlinguer e Pertini. Quando un operaio muore, il padrone ha già messo i soldi da parte. Quando un operaio muore, la vedova e i figli finiscono in mezzo a una strada. Quando un operaio muore, i sindacati dichiarano uno sciopero di solidarietà di 2 ore. Quando un operaio muore, la colpa è del casco se l'è cercata. Quando un operaio muore, la colpa è che se si lamentava per l'insicurezza finiva licenziato subito perché precario. Quando l'operaio muore è un assassinio, quasi sempre. Quando un operaio muore faceva un lavoro a rischio, doveva succedere. Quando un operaio muore si danno incentivi alle aziende che diminuiscono gli incidenti e non si chiudono quelle che si producono i morti. Quando un operaio muore è perché la sicurezza è troppo onerosa per la Confindustria. Quando un operaio muore è un fatto di business, qualcuno ci ha guadagnato sopra. Quando un operaio muore, se faceva il politico, campava 100 anni.